Ok, ciao a tutti, nuovo video, piccola comunicazione prima di iniziare, il video sulla crack del gioco di Zeb, eccetera, eccetera, lo farò tra un po'. Perché? Primo, tanto sicuramente sta aggiornando e quindi è inutile. Lo sa che c'è la crack, non è scemo. Cioè, oddio, che non è scemo è un dettaglio, però sicuramente sa già che c'è la crack. Secondo, in quel video vorrò parlare anche di altro, ovvero del perché bisogna piantarla di difenderlo perché è un gioco in beta, perché i problemi che ci sono non sono dovuti al fatto che è in beta, ma sono dovuti al fatto che quel programmatore è una cazzo di capra. E poi c'è anche un po' intenzione di mettere dentro anche qualche commento abbastanza spassoso. Dai, uno ve lo anticipo. Smettete, non sapete neanche di cosa state parlando. Avete scritto indie quando il gioco di Zeb è un FPS Arena. Ok, perfetto. Oggi però, andando sull'argomento del video decente, parlerò di un bellissimo servizio di merda chiamato Kinguin. Ok? Il 5 di questo mese ho preso una key di Battlefield 4. A che voi state dicendo, Battlefield 4 è un gioco di merda, bla bla bla. No, per divertirsi basta e avanza. L'ho preso così base, senza DLC, giusto per cazzeggiarci, quindi che vi piaccia o no non mi interessa, la vita è mia, i soldi sono miei, prendo quello che voglio. Però il problema qui si estende a qualsiasi cosa si può comprare su Kinguin. Quindi, fossi in voi, andrei avanti ad ascoltare quello che sto per dire. Oggi avvio la mia bellissima, stamattina, verso le 11:40, avvio il mio bellissimo client Origin e manca Battlefield 4. A che dico e vai, si è buggato come al solito. Esco, rientro, il gioco non c'è. Apro la cartella, lo avvio manualmente, mi dice che devo attivarlo. A che già lì mi salta un piccolo campanellino d'allarme. Vado sul Battlelog, provo a loggare, loggo perché ho Battlefield 3, però mi dice che io non ho Battlefield 4, non ho più tutti quanti i livelli sbloccati di armi, eccetera, eccetera, non posso più fare un cazzo di niente. Il gioco è come se non l'avessi mai comprato. Perché, non sapendo se il problema era di Origin o di Kinguin, ho subito inviato un ticket a Kinguin dicendogli: oggi Battlefield 4 è sparito dalla mia libreria Origin, se provo a avviarlo mi dice che non è attivato. Ho provato anche a riattivare quel codice, mi dice che ovviamente è già utilizzato, sapete come risolvere? Al che però pensavo che il problema fosse ancora di Origin, perché sappiamo benissimo EA. Almeno pensavo che fossero degli idioti, invece a quanto pare no, perché hanno un supporto che è qualcosa di stupendo. Allora vado comunque, non sapendo ancora il supporto di EA, vado sulla loro pagina Facebook e comincio a tirarli giù a zero, dicendogli che sarebbe anche il caso che mettano a posto quei cazzo di server che ti sloggano, cioè ti cancellano i giochi a cazzo di cane quando uno li ha comprati. Fatto sta che chiamo d'assistenza Origin perché nessuno mi risponde su Facebook e mi risponde un ragazzo gentilissimo che mi fa presente che, guarda un po', la chiave d'attivazione risulta bloccata per frode. A che la cosa mi fa leggermente girare il cazzo. Mi dice di contattare quei deficienti di Kinguin, metto giù ringraziando e mando questo bellissimo messaggio a Kinguin. Ho contattato EA e mi ha detto che il codice che mi avete dato è contestato come non valido. Vi chiedo gentilmente un nuovo codice valido, sperando che non debba rifarmi tutti i livelli da zero. Se non riceverò risposta entro 24 ore, procederò con la contestazione PayPal. Questo ovviamente per fargli dare una mossa, perché sinceramente mi girano un po' i coglioni che io compro una cosa e mi viene tolta perché sono degli incompetenti. Sappiate che so benissimo come funziona Kinguin, che ci sono i vari venditori, eccetera, eccetera. Il venditore da cui ho preso io la key aveva quasi tutti quanti, no, aveva tutti i feedback positivi a parte un neutro. Quindi direi che basta e avanza per fidarsi, giusto? E soprattutto Kinguin, esimie teste di cazzo. Visto che dovete dare un servizio, controllate un pochettino che cazzo venda sul vostro sito? No? Troppo difficile? Ok. Fatto sta che a questo punto sul sito di Kinguin c'è scritto che entro 30 minuti ti rispondono. Io il secondo messaggio l'ho mandato alle 12:10, il primo alle 11:43, alle 13:05 ancora non mi ha risposto nessuno. Quindi, ovviamente, comincio ad alterarmi e gli scrivo: crea un nuovo ticket, ricevi la risposta in 30 minuti. Il
Ticket aperto alle 11.43, 13.02, ancora nessuna risposta. Ora risulterò sicuramente antipatico, ma poco importa. Non esiste che uno acquista un prodotto o servizio e si ritrova senza nulla in mano. È una comunicazione di EA dove si fa presente che il codice ricevuto da voi non è valido ed è stato contestato. Spero seriamente di non aver perso i livelli, altrimenti come minimo sarebbe il caso che per la cappellata che avete fatto vi diate almeno un DLC se abbattete F4, visto che ho perso visto il tempo perso con questo problema e l'impossibilità diciamo, di eseguire il gioco, bla 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 bla, i livelli. Allora, qui ho provato a lanciargli l'idea della serie. Se vi date una svegliata a darmi CDK, diciamo, di Battlefield, visto che me l'avete pure dato, che è stata che quella CDK rubata, mi fate anche il regalino di China Rising, non mi fa schifo la cosa. Visto che comunque mi state facendo perdere tempo e anche soldi, visto che ho dovuto chiamare l'assistenza di EA, per poter sapere che cazzo è successo, visto che loro non rispondevano. L'ho lanciata lì. Fatto sta che alle 13.57, dopo un'altra ora praticamente da il nuovo messaggio, mi rispondono sti geni della lampada e mi chiedono di inviargli schermata della fase di inserimento del codice, schermata della libreria dei giochi, il messaggio visualizzato dopo aver inserito il codice e la schermata con la conversazione di EA. A che gli dico, vi ho inviato tutti quanti i vari screenshot fatti con alt e stamp sulle varie finestre, quindi nessun problema. Anche dei giochi nascosti che dove c'era la beta di Battlefield 4 e la beta di Titanfall, quindi specificando che comunque quelli lì sono le beta, non c'entra un cazzo col gioco, c'è scritto beta grosso come una casa e sono stati attivati nel 2013, e gli faccio anche presente che io ho fatto una chiamata a Origin, non una cosa via chat o via mail, quindi non ho nulla di scritto. Ovviamente però gli ho fatto, oltre agli screen, anche il video del fax, proprio di tutta questa cosa, che io non posso entrare su sto cavolo, su Battlefield, che mi dà errore, cazzi mazzi. Questi scemi della corsa mi rispondono dalle 14.24, mi rispondono alle 15.20, alle 15.15, che le schermate non possono essere né tagliate né modificate. Adesso, esimie teste di cazzo, io non è che ho tagliato, io non è che ho ritagliato il pezzettino che interessava a voi, ho semplicemente fatto lo screen solo a Origin, perché non credo che ve ne frega cosa ho io per sfondo o le cartelle che ho sul mio desktop, o sbaglio. Al che qua mi comincia a incazzare, perché sinceramente tu non mi vendi una cazzo di key dato proprio a truffanastro e in più ti permetti anche di fare tutte queste storie per farmi un cazzo di rimborso, darmi una nuova key. Ma sappiate che non è ancora finita qui. Arrivato a questo punto, gli rispondo un pochettino adalterato con ritagliate, mi prendete per il culo. Ho fatto screen con alt più stamp soltanto sulla schermata di Origin, quindi non ho ritagliato proprio un cazzo. Gli ho fatto il video, cosa volete di più? Comincio a spazientirmi non poco. Vorrei vedere voi. Ora vi rifaccio tutti gli skin bla 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 bla. Infatti gli ho fatto tutti quanti gli screen per esteso con tanto di sfondo così sono contenti e gli ho detto che se non si muovevano a rimettere a posto la cosa, partiva la contestazione PayPal. Anche questi qua mi rispondono: noi stiamo cercando di aiutarla, niente, insomma, niente altro. Ok, ho già visto che questo qui è italiano come me, in poche parole, no? E ancora mi dicono: ci manca la schermata con la conversazione di EA. Ma se vi ho appena detto, porca di quella puttana, che l'ho fatta via telefono, mi spiegate come faccio a darvi la conversazione? Infatti gli ho detto, guardate che l'ho fatta via telefono, come faccio a darvi un file audio che non ho? Cioè, non so. A che gli ho detto, adesso contatterò un'altra volta EA, visto che secondo voi ho soldi da buttare via, no? In chiamate. E che è inutile che se la prendono e mi rispondono con noi stiamo solo cercando di aiutarla, quando sarebbe anche lui incazzato come me se si becca di aver acquistato, se si accorge di aver acquistato una key che è stata rubata, ok? Al che chiamo di nuovo EA, un ragazzo molto gentile mi dice che comunque la cosa non finisce qui perché questo sito qua deve chiudere alla svelta. Cioè, parole del ragazzo di EA mi ha detto proprio che quel sito deve chiudere alla svelta perché non devono assolutamente muoversi, cioè non devono assolutamente mettersi a vendere CDK che non sanno da dove cazzo arrivano, ok? Perché sono dei grandissimi coglioni. I coglioni l'ho aggiunto io. E mi fa una schermata che vi faccio vedere qua, cioè una schermata, una mail. Scusate, sono un po' incazzato. Mi dà una mail da fargli vedere che vi metto qua in sovrappressione, censurata a dovere. Ok. Fatto sta che finalmente alle 17.44 mi rispondono che si scusano per il disagio e mi possono offrire un rimborso in punti. Cioè, mi prendete anche per il culo?
Io non voglio il rimborso in punti. Infatti gli ho risposto: no, non mi interessano i punti, voglio Battlefield 4, ho tutti i miei soldi indietro su PayPal. Con questo, e questo mi risponde ancora dalle 17:49 alle 18:11, giusto perché deve fargli perdere altro tempo. Con questi punti potrà procedere a ricomprare Battlefield 4. I punti verranno rimborsati al momento, mentre una trasferenza su PayPal tarda 4-5 giorni. Qui proprio già sto Karima, proprio italiano come mia nonna, già dal nome si capiva, da come parla ancora peggio, no? Al che ovviamente gli rispondo: no, allora Battlefield ora costa 25,95, io l'ho pagato 20, non ho intenzione di aggiungere altri soldi per poterlo acquistare, datemi la differenza e accetto i punti. Allora, cosa cazzo costa con tutti i CDK che vendono? Fanno anche giveaway di sta Zorba su Facebook. Compra un gioco da 19,99, te ne regaliamo uno a caso. E gli brucia il culo a darmi la differenza dopo tutto questo tempo che mi hanno fatto perdere, oltre che avermi venduto una CDK rubata. No comment. Al che qua, ovviamente, io mi incazzo ancora un po' con questo messaggio che appunto vi ho detto, perché questi qua mi rispondono: ci scusiamo per l'inconvenienza, neanche l'inconveniente, purtroppo posso offrire solo il rimborso per i soldi che ha speso, o i punti, in punti o rimborso PayPal, sta a lei decidere. A che qua mi altero leggermente e gli rispondo mo con molta calma e tranquillità che in pratica loro hanno servizio a dir poco scadente, che semmai mi chiederanno un parere su di loro, ovviamente non sarà positivo. Che quando mi è capitata una cosa simile con G2A, mi hanno inviato una nuova key senza fargli perdere ore e ore di tempo. E in più mi avevano dato anche un gioco omaggio, se non sbaglio, se non mi ricordo male, per scusarsi del disguido, ok? E che questa è la differenza tra un servizio decente come G2A e gente come loro. Ok, a questo punto li ho avvisati anche che avrei fatto una video recensione sul loro servizio veramente schifoso, in modo che la gente non vada a farsi truffare come è capitato a me, perché nonostante c'è stato il rimborso, mi hanno fatto perdere un casino di tempo e in più mi ritrovo senza gioco in mano e con un gioco comunque resettato a zero con tutti i livelli, e da un momento che non ho voglia di perderci la vita mi gira anche abbastanza il cazzo di ricominciare da zero. Gli ho anche avvisati del fatto che se non mi arriva il rimborso PayPal entro il tempo che hanno stabilito di 4-5 giorni, io veramente alzo il culo, faccio la contestazione PayPal, li denuncio per truffa e se ne vanno un po' a fanculo, perché non si fanno certe porcate. Questi qua mi rispondono: abbiamo già receduto, cioè no comment, senza gli accenti, con gli apostrofi. Vabbè, al rimborso PayPal, la tempistica di rimborso è di 5-6 giorni lavorativi. Ok, siamo passati da un 4-5 a 5-6. E adesso, fortunatamente, a quanto pare, il rimborso su PayPal mi è arrivato e aspetto che venga buttato su carta. Perché purtroppo PayPal mi passa su carta, quindi dovrò aspettare 3 giorni. Ora, se uno, per poter prendere una cazzo di CDK e risparmiare un tot di soldi, deve andare a prenderla su un sito esterno, non lo faccia su Kenguin, perché sono dei truffatori del cazzo. Magari non loro, la gente che comunque vende tramite loro, però non facendo i dovuti controlli sui cazzi di venditori che comunque si vanno a prendere in mano, vuol dire che sono comunque responsabili anche loro. Ergo, questa è la mia ultima volta su Kenguin. Sconsiglio vivamente anche a voi di dargli anche soltanto un centesimo a questa gentaglia. Se proprio volete farlo, sappiate che se avete per caso qualche problema di qualche key che vi viene annullata, vi perdete tutte quante le stats, vi perdete il mondo, dovete chiamare destra e sinistra per avere per prendere chissà quali prove, no? Come se ci voglia una scienza per capire che mi hanno venduto una cazzo di key che non doveva essere venduta. Dovete perdere qualcosa come 7-8 ore tra messaggi sul ticket e chiamate. Quindi siete avvisati. Volete usare Kinguin? Fate pure, io ve lo sconsiglio. Ciao!